Via sta palla, non esce! Non entra! Non entra! Dov'è sto trapezio? Non entra! Non entra! Niente! Non entra! Da Dunk non passi. Passi da tutti, ma non da Dunk. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Lorenzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Come state? Spero tutto bene. Bentornati in un nuovissimo episodio dedicato alla carriera natatoria con il nostro Brighton. Come state? Spero tutto bene. No, sto scherzando. Se vi siete persi l'episodio precedente, andate a recuperare. Io purtroppo non ho ancora recuperato i commenti. Quindi, se mi avete consigliato qualcosa, se vi va, potete anche ripetermelo qua sotto. Però sappiate che presto leggerò anche gli scorsi commenti. È stato quello precedente un episodio stranissimo, ragazzi. Pazzesco. Io nel frattempo mi cuffieggio le orecchie. Folle, folle. Non so appunto dirvi se è questione di nuovo aggiornamento. Però è diventato un gioco molto più frenetico, mi pare. Cosa andiamo a vedere quest'oggi? Allora, abbiamo Hajduk, Everton, Manchester United e poi entriamo all'interno di dicembre. Poi il prossimo episodio, quello domenicale, sarà l'inferno totale, perché dicembre è sempre uno spettacolo. Ma vi avevo promesso di iniziare con i cambi, scusatemi, di piani di crescita. Possiamo anche fare un po' di rinnovini, eh? Così la gente e i calciatori sono meno scontenti. Andiamo a migliorare questi dati di Verbruggen, presa, rinvio, perché sennò gli miglioriamo solamente tuffo riflessi e qui non migliora mai. Poi abbiamo Rashford, più uno per lui. Vabbè, adesso lui è secondo portiere, ogni tanto gioca. Parisi più uno, c'è da migliorare un pochettino. Barco, mancano 10 settimane, però insomma, più uno per lui. A 20 anni è un 76. Cummings, sta lavorando bene il nostro Cummings. Ormai non cresce più, lo daremo in prestito, probabilmente. Loro sono tutti felici, vediamo i piani di crescita. Mamma mia, Dunk. Mamma mia, Dunk, mi diventi un 83 Dunk. Facci godere, ti prego. Ok, tra un po' Igor potrebbe diventare un 80. Mentre Inacio probabilmente si è bloccato. Però sta di fatto che è un 85, eh. Insomma, si è fatto un bel più uno. I nostri terzini non crescono, quindi se volessimo fare un upgrade, idealmente pensavo che su Kawara crescesse qualcosina di più. Forse l'upgrade si potrebbe fare su quel lato di campo. Buffer invece sta crescendo molto più del suo potenziale. E può forse fare ancora qualcosina. Zambrano più uno, a 20 anni, è un 75. Però lui in game mi piace tantissimo. Robertone, Koopmeiners forse non è contento del tempo di gioco, avendogli dato un cruciale. Ogni tanto gioca. Però insomma, il centrocampo è sicuramente bello lungo. E non voglio avere problemi da quel punto di vista. Enciso a 20 anni è un 78. Mi dispiace veramente non riuscire a dargli spazio. Sudakov a 22 anni è un 81. Palesemente Enciso potrebbe tranquillamente prendere e superare Sudakov. Però Sudakov in game mi fa veramente impazzire. Buonanotte, forse dovremmo darlo in prestito di nuovo. Non riusciamo a farlo giocare. Un peccato. Ayala 16 anni più 2, un 69. Può crescere ancora? Può crescere ancora. Miglioriamo la finalizzazione. Spettacolare questo giocatore. Koslovski a 21 anni è un 74. Mitoma a 27 è un 84 e può crescere ancora. Adingra a 22 anni è un 80 e può crescere ancora. Martinez a 18 anni è un 70 e può crescere ancora. Dai Martinez, forza! Poi Kubo ovviamente può crescere ancora. Miglioriamoli un pochettino qui. La finalizzazione. Mazzilu al Fulham non sta crescendo. Ovviamente il nostro Jimenez, sì. João Pedrito è diventato un 80 come Ferguson. Che bel trio di attacco, ragazzi. Che bel trio di attacco. Entrambi hanno fatto più 2 in questa stagione, più 1 per Jimenez. Io come potrei non essere soddisfatto? Iniziamo questo episodio contro l'Hajduk. Li abbiamo battuti nello scorso, quindi facciamo un pochettino. È stata una partita complicata. È stata sinceramente una partita complicata, quindi restiamo con il nostro modulo, però qualche cambio lo facciamo perché voglio concentrarmi poi sul campionato. Ferguson, titolare. Andiamo con Adingra, titolare. Dai, facciamo giocare Enciso. Oggi facciamo giocare Enciso. E poi coppia. Madonna, coppia Zambrano-Vaffer oggi. Mi fa godere. Ok, così facciamo qualche cambio e siamo tutti contenti. Ci portiamo dietro, magari. Barco, ci portiamo dietro, magari. No, basta, andiamo così. Signori, serve sul pezzo e forza, ovviamente. Brighton. No! Mamma Verbruggen! Al decimo minuto, la prima occasione per l'Hajduk, il bombolone di Kalik impegna il nostro olandese volante, però che rischio, ragazzi. Mi immagino voi che vi beccate il mio. No! Ancora Kalik. Oh, oh, Zambrano.
Ferguson ci mette la testa. Però isolatissimo, isolatissimo. Quella è la classifica, intanto in alto a sinistra, questo Hajduk mi è ultimo, però è veramente, veramente tosto. Facciamo fatica a passarli. A Ferguson, te prego, un po' più di personalità, Ferguson. Dai! Che non sei con noi dal... che non sei con noi da 4 giorni. Ad Ingra, eccolo Ferguson. Vediamo la personalità che gli abbiamo appena chiesto, Ferguson. Ferguson! Un legnone dalla tre quarti, Kalinic impegnatissimo. Bravo Lamptey in anticipo. Andiamo, 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 andiamo. Devo ammettere che poi faccio un po' fatica anche con le maglie. Ferguson, che bella! Che bella questa sterzata. Ma no, era preciso, porca miseria. Perché? Ma perché quanti palloni sbagliati? Abbiamo recuperata però con Adingra, il nostro pitbull Zambrano. Adingra. Ferguson, ti prego, giocagliela. Pacche. Inciso. Inciso! Inciso! Ce l'abbiamo fatta, l'esultanza più brutta di FC24. Di schiena, non si vede niente, non sai cosa sta facendo con le mani. Inciso potrebbe fare così. Così. Così, cioè, è una roba orripilante. Almeno il gol di Inciso è molto bello. Un bel destro, violento, potente. Sblocca il match. Lamptey. Inciso. Inciso. Inciso! Inciso! Un gol strepitoso! E se avevamo bisogno di certezze e di risposte... E Inciso ha risposto con stat rivela assurda. La tre quarti, ragazzi, è il nostro punto forte, eh? Mamma mia, che gol! Primo tempo che si conclude qua, signori. Io faccio un po' di turnover, perché sì, fuori cubo. Mettiamo dentro Martinez. Togliamo Paresi, mettiamo Barco. Però tra poco facciamo entrare Ayala, magari al posto di Adingra. Zambrano, che palla ha recuperato? Oddio, Inciso per la tripla. Te prego. Giulio Cesar. Inciso! Si porta a casa il pallone. Il nostro pitbull Zamprano ha recuperato un pallone clamoroso. L'ha servito su... Ma come? Sudakov al posto di McAllister? Non mi sembra il caso. L'ha servito Inciso per fargli fare la tripletta. E così è. Giulio Cesar e Inciso. Merita più spazio, raga. Ha risposto così. Merita più spazio. Non c'è niente da fare. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Si merita il 10 in pagella, eh? Non scherzate, ma come 9,3? Cosa doveva fare più di 3 gol? Ma... Follia, follia. Bravi tutti però, eh? Bravi tutti. Bravi tutti veramente. Ma scusami, ma Dinger è salito all'81, ma non abbiamo... Ma non abbiamo visto prima che era un... Ma... Cosa sono cambiati i piani di... Ah, scusami un secondo, eh? Ma prima l'abbiamo guardato. Boh. È cresciuto, sì, è cresciuto. Bravo, Cesar Inciso. A questo punto abbiamo... Pochi giorni per recuperare dall'Everton. Ma scusatemi, eh. È un po' troppo rischioso andare a simulare. Madonna, sai che è rischiosissimo. Io con che coraggio simulo? Ma io con che coraggio simulo, vorrei sapere. Ma cosa dite? Proviamo, ragazzi. Proviamo a simulare con la titolare. Dopo abbiamo il Manchester United, però fra parecchio. Proviamo. Proviamo! Andiamo! Andiamo, Jimenez e Sudakov. Va bene, va bene, va bene, va bene. Che cambio mi ha fatto fare poi? Jimenez a te si è mangiato poi un rigore. Igor al posto di Sugawara e Zambrano al posto di Robertone. Due cambi. Buona vittoria. Che spavento, ragazzi, le simulazioni. Che spavento. Siamo lì, eh. E adesso big match contro il Manchester United. Oh, adesso si ride. Adesso si balla. Vai, 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 vai. Il Manchester United è dietro di noi di 2 punti. E c'è questa squadretta, giusto, giusto questi, vabbè, gioco sulle ali, proprio tutta tranquillità. Però noi ci siamo, andiamo con Barco, senza paura, proprio senza nessun tipo di problema. Inciso al posto di Sudakov. Madonna, mi ha fatto una cagata! Andiamo in campo così, sempre sul pezzo, e forza Brighton. Però c'è Sudakov, nello scorso episodio mi ha chiesto di giocare un pochettino di più. Quindi ecco, potrebbe incazzarsi. Non è Sugawara. Può spingere. Show insegue. È un po' in ritardo. Sugawara. In fondo. Mamma mia, era bellissimo. Era tutto bellissimo. C'è anche Dunk. Dunk che c'è. Dunk. 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 Dunk.
È sceso! Nana, che miracolo! Arriva Mitoma, la palla resta lì! Tank! Cos'è? Cos'è? Mannaggia la miseria! Ce l'ha regalata! Ancora un Nana su inciso. Sì. 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 Mamma mia, De Vrij, che chiusura. Stavo... Ho caricato il mancino. Porca paletta. Occhio. Ma perché siamo così scoperti, Luis Alberto? Mamma dunk. Inciso. 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 Continua. Inciso. Inciso. Ma dai. È disperato, De Zerbi come me. Il pigiamato non ci può credere. Cosa aveva fatto Inciso, ragazzi? Come se n'era andato? Si meritava il gol, dai, basta. Dobbiamo dirlo, dobbiamo essere sinceri. Occhio qui, Sancho. Al limite il mancino, Verbruggen, 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 Verbruggen. Che fatica. Dai, ripartiamo sulla sinistra con Valentino. Mamma, Dunk non ha fatto passare nulla in questo primo tempo. Nulla. Dunk, Sugawara. Inciso, ci sei? Buona, non so se è buona, è fuori gioco. Era bellissimo perché Take era più spedito verso la porta. Ci ha messo quel centesimo di secondo di troppo. Ancora Sancho, la gioca veloce il Manchester United, Anthony. Barco su di lui, per il momento lo tiene a bada. Ancora Inacio, ci chiudiamo. Con molta fatica ma ci chiudiamo, Inciso si addormenta. Sancho, Højlund mangiato da Dunk e poi Robertone. Si conclude qua il primo tempo, ragazzi. Io sono direi soddisfatto. Cioè, onestamente, Dunk è migliore in campo. Onestamente, ci stiamo difendendo, stiamo attaccando, ci siamo resi pericolosi, più di così. Mi sta mancando un po' Jimenez, forse. Jimenez, Inciso. Tocca farla girare. Bellissima questa palla per Barco. Valentino, mettila bene. Io non posso crederci. Emano! Emano! Di De Vrij! Emano! Emano! Manissima! Mani... Quindi? Fuori Højlund nel frattempo. Tocca Jimenez. Tocca Jimenez. Santi gol. Santigol! Anzi, Santiago! Santiago Jimenez! Siamo avanti. Cosa vi avevo detto? Mi era mancato Jimenez col rigore. Il suo voto si alza. Oh, è così. Funziona così. Fermo, immobile Onana, che si tuffa quando il pallone praticamente era già entrato. E vedete che a continuare a crederci ce l'abbiamo fatta. Incredibile, ragazzi. Che bella però la palla di Mitoma per Barco. Bravissimo Barco a crederci sempre. Ora stiamo qui con la testa. Continuiamo a difenderci così. Se puede. Oh, ragazzi. Questo è il gioco di una squadra però che ci sa fare, eh. Cioè, questo è il gioco di una squadra che ci sa fare. Barco. Ma no, non era male l'idea però per Jimenez, eh. Wan-Bissaka. Anthony centralmente per Mount. Ancora Mount! Sfodera il tiro, però Verbruggen attentissimo. Inciso, l'ultima occasione per te. Va bene, va bene, va bene. Lottare su ogni pallone, bravo. Rashford è passato. Palo! Fuori sta palla! Mamma mia. Mamma mia. Che rischio. Bellissima. Bellissima. Bellissima, è bellissima, è bellissima. Bellissima. Io ti dico che è bellissima, mi devi credere. È bella, niente. Non esce, non esce, non esce, non è. Forse adesso, niente. Forse ora, niente. Voglio solo fare i cambi. Fatemi fare i cambi. Via sta palla, non esce. Non entra. Non entra. Lo vedi sto trapezio? Non entra. Non entra, niente. Non entro! Da Dunk non passi. Passi da tutti, ma non da Dunk. Mi togli la grafica, per favore. Mi togli la grafica che mi distrae. Verbruggen! Verbruggen sul recupero. Verbruggen sul recupero. Sì, si prende gli applausi. È giusto. Ad Ingra per Inacio, ha completamente senso. C'è anche Onana. C'è anche Onana. C'è anche Onana. Fuori sta palla. Fuori. Qualcuno la prenda.
Per Bruggen. Oh no. Finisce qui. Battiamo lo United 1-0. Il nostro pigiamato colpisce ancora. La scarpetta rosa. Sì, però non, cioè io dovrei chiudere l'episodio. Non ce la posso fare a giocare altre partite. Verbruggen migliore in campo. Dunk subito sotto. Anzi, con lo stesso voto, tra l'altro. Mamma mia. Che fatica, ragazzi. Che partita, ma che fatica. Queste sono le vittorie che fanno la differenza alla fine dell'anno, raga. No, vabbè, perdonatemi un attimo. Cioè, abbiamo il Nizza, il City. Che è? Tra l'altro, Nizza, partita importantissima per capire chi passerà come primo. Ah, niente, si va. Voglio andare prima però a vedere la classifica di Premier. Perché questa vittoria contro l'United non può passare inosservata. Tra l'altro avevano già battuto anche il Chelsea. 1-0, se non ricordo male. Importante non prendere gol, però mamma quanto subiamo. Allora, contro il Nizza. In Europa invece non subiamo molto. Allora, il passaggio del turno è abbastanza ipotecato, ve lo posso dire. Igor. Kubo, Mitoma. Oggi andiamo con Ferguson titolare e ad Ingra. Andiamo in campo così, signori, sempre sul pezzo. Forza, Brighton, occhio, perché siamo sotto la neve. Sotto la neve. Zambrano. Buona questa giocata per Cup Manners. Sudakov. Ferguson. È passato. Tacche. Siamo già avanti, signori. Neanche 10 minuti. Pom! Siamo spettacolari. Te. Tutti insieme. Sciottino di tè al limone. Caldo. Sempre caldo, perché sotto la neve bisogna restare un po' caldini. Quel tè al limone che prendevamo noi quando giocavamo a calcio. Tra il primo e il secondo tempo. Che bello. Che bella sensazione bere il tè. Forza, ragazzi, che vincendo questa partita avremmo veramente la possibilità di mettere in saccoccia il passaggio del turno come primi. Ad Ingra. Grande qualità quella di Adingra. C'è il movimento di Sudakov servito. Il piazzato di Sudakov a Areola. Gli nega la gioia del gol. No. Cosa sta succedendo? Chi era? Esci da questo schermo. Ma che cos'è questa impossessione maledetta? Mi sono spaventato. Scusatemi, ragazzi. Ho avuto paura. Posso? Ah, non posso? Continuiamo così, va. Oh, ma guarda che roba. Non si riesce a uscirne. Li abbiamo un po' allontanati, ma non riusciamo a recuperare il pallone. Tavernier. Pinge sulla fascia destra. La mette nel mezzo e... Bodawi. Rischia qualcosa. Allora, andiamo coi cambi. Andiamo coi cambi perché io poi... Nel prossimo match contro il Manchester City voglio avere la gente fresca. Quella che mi interessa di avere. Quindi fuori Sudakov, dentro Ayala. Fuori Kubo, dentro Martinez, non mi interessa. Fuori Zambrano, dentro Santos. È una pazzia, lo so, ragazzi. È una pazzia, ma proviamo a fidarci. Ayala, che bella questa palla per Ferguson. Occhio perché spinge Lamptey. Che bella, Ferguson! Bello sto passaggio, sui piedi! Noi li teniamo sotto controllo, però nel momento in cui verticalizzano... Eccoci qua. Con la board, Verbruggen. Bravo. No, mamma mia. Cosa? Ma chi l'ha parata? Verbruggen? Verbruggen? Mamma mia. Con calma. Guarda che c'è Barco. Martinez. Bella la palla. Ancora! Non mi avrete, demoni dello schermo! Ma voi li vedete? O sono solo io? Ad Ingra 2-0. Assist spaziale di Martinez. Signori, primi nel girone. Bellissima questa palla, da qua si è visto poco. Bravo ad Ingra poi a metterla là, imparabile per Areola. Mamma Verbrugo! Sulla board, che doveva essere cacciato a calci in culo. Godo. No, Martinez! Martinez! Vai Ferguson, vai a scorreggiare Ferguson. Ma perché non ho tirato la legna incrociata? Mannaggia me!
Finisce qui, va bene signori, primi nel girone. Fenomenali. Fenomenali. Bravi, bravi, bravi. Dai, oggi è stata dura, eh. Come prima, in realtà. Oggi è stata super dura. Ha fatto degli ottimi interventi Verbrugo. Sta migliorando, ragazzi. Devo ammettere che sta migliorando. Prendiamo tanti gol. Qualche gol del cavolo, ok, ci sta, però... Che dobbiamo dire? Cioè, i risultati ci sono. Lega Varsavia pareggia con l'Hajduk, quindi direi che anche il Nizza è passato. Prossimo episodio giochiamo quella partita di Europa League. Vi faccio vedere solamente qualche highlights. Però noi siamo passati come primi, quindi la gioco veramente con tutte le riserve. Ad Ingram mi chiede di giocare, ma contro il Manchester City... Beh, andiamo a chiudere l'episodio dunque con questa partita contro il City. Secondo me Liverpool e City sono ancora inarrivabili. Poi il Tottenham quest'anno non l'ho ancora sfidato, non me lo ricordo. Sto andando letteralmente a memoria. Abbiamo perso 1-0, però non mi ricordo bene com'è stata. Cioè, andiamo a giocare questa partita contro il City. Che Mercier. Chi è Mercier? Solitamente in quella posizione c'è Orelli. Andiamo a vedere Mercier. Perché gioca Mercier? Mercier, fatti vedere, va. Vediamo contro chi mi tocca giocare. Eccolo, Theo Mercier. Sarà uno di quegli atti svincolati, fortissimi, buggati. Va bene. No, va bene, va bene. C'è ancora Mercier. Va bene. Ancora Mercier. Allora, e di questa titolarissima io non cambio nulla. Cambio solamente le seconde linee. Signori, direi che possiamo andare in campo per l'ultimo match di quest'oggi. Per questa partita contro il Manchester City. Andiamo in campo, sempre sul pezzo, forza Brighton. Corre Foden. Corre. Captain Dunk. Oh mio Captain Dunk. Non l'ha visto. Sempre sto cazzarola di Haaland. Ma io, questo è un déjà vu. Haaland, te la paro a sto giro, eh. Niente. Porca miseria! Dopo un minuto. Dopo tre minuti, in realtà. Sto cazzarola di Haaland, se non ci segna sul rigore. Non ci segni mai se non ci segni sul rigore. Haaland, tira fuori le palle. Grazie, Graziella. Sudakov. Mitoma. Sudakov, il destro miracolo di Ederson. Ci siamo ancora. Calcio d'angolo per noi, forza. Lo batte Mitoma. Dalle parti di Kubo. Ederson la lascia lì De Paul. Occhio perché possiamo provarci ancora con Sudakov. Con De Paul che la mette in rimessa laterale. Oggi sarà tosta, ragazzi. Ma noi ci siamo. Noi siamo qui. Sudakov la lascia scorrere. Il destro a giro! Il destro a giro di Sudakov. La rimette in gara. Ma chi rimette in gara? La partita rimette in gara? Boh. La rimette in piedi, la rimette in gioco. Un gran gol di Giorgi Sudakov. Che bravo. Imparabile per Ederson. Mercier, bella la palla per Haaland. Suka Haaland. T'ho detto che non mi segni se non su rigore. L'ho detto. De Paul potrebbe provare il destro. C'è Robertone però che lo chiude. Attenzione perché possiamo ripartire. Palla per Jim. Non so come sia passata questa palla. Ma non riusciamo. Ci attaccano, ci aggrovigliano. Bella. Ho detto che non mi segni. No, vabbè, boh. Non lo so. Ero convinto di prenderlo, ragazzi. Ho proprio fatto la caccia all'uovo. È stato bravo. E alla fine mi ha segnato. Alla fine se l'è presa sul personale, Haaland. Se l'è presa sul personale. Qui ero convinto di prenderlo tutto, proprio di ribaltarlo. Mannaggia. Ma potranno correre realmente così tanto questi? Dammi sto pallone! Ah! Mamma mia, oggi è durissima. Oggi è durissima per Dunk. Allora, fuori Sudakov, dentro João Pedro. E andiamo con le due punte, non mi interessa. Ci devo provare! Dai che è presa. Porca miseria, Sugawara! Bravo, Dunk. Che cambio mi fai fare? Sembra un po' esagerato. Cos'è? No. Cioè, devo dire veramente qualcosa. Gliel'ha buttata Verbrugge. Gliel'ha tirata Verbrugge.
alla fine Haaland mi fa tripletta. Suka! Suka questa volta, Suka. Questa volta Suki. Bravo Verbrugo. Abbiamo parato a Haaland finalmente. È un segno, ragazzi. Possiamo E levati dalle palle, Waffer. La possiamo pareggiare. È un segno del destino. Un segno del dentino. Attenzione. Parisi. Parisi. Avevo bisogno di un segno. Parisi. No! Dai, non è giusto però. Non è giusto. No, così non è giusto. Dai, porca miseria. Era un passaggio pulito quello. Doveva essere un passaggio pulito. Ho perso la testa. Ho perso la testa. Ho fatto un errore, ragazzi. Ho sbagliato. Ho fatto un errore, ragazzi. Perdonatemi, chiedo scusa. Mi è scappata, era una stecca di conoscenza che forse potevo evitarmi. Non fischiare! Ha fischiato. Oh! Forse con Waffer avremmo potuto prenderla. Vabbè. Ho fatto un errore, però Guardiola, nonostante il mio outfit, secondo me pensa bene del nostro modo. Tra l'altro lui è bellissimo col giaccone, noi in pantaloncini corti, magliettina corta. Ah, peccato ragazzi. Peccato perché ce la siamo giocata. Il City sicuramente meritava di portarsi a casa 3 punti. Non siamo ai loro livelli, lo sento. Però posso essere discretamente soddisfatto della nostra prestazione, secondo me. Va bene, Waffer sarà squalificato, quindi forse faremo giocare un po' di più Cup Manners. Abbiamo qualche giorno di riposo e la partita contro il Watford. Io in questo momento, ragazzi, non mi sento di simulare niente perché è una situazione troppo complicata, diciamo così, di classifica. Però sicuramente contro il Watford magari... Cioè, questo è un momento dove possiamo far giocare anche un po' di seconde linee, secondo me. Fortunatamente dicembre è molto pieno, ma le partite che abbiamo non sono complicate, quindi da questo punto di vista ci è andata anche abbastanza bene. Nel prossimo episodio, signori, adesso salutiamo, quindi quello domenicale, Watford, Leicester. Vabbè, insomma, sarà un bel episodio, bello pieno. Siamo già nel mercato di gennaio, ma dubito di fare molto. Forse più in uscita. Forse più in uscita. Diamo in prestito qualche giocatore. Lo stesso Buonanotte, vi dico la verità. Lo stesso Buonanotte, anzi, secondo me possiamo già inserirlo in lista prestiti. Preferisco puntare su Ayala, vista l'età. E forse potremmo dare in prestito Martinez e puntare su Buonanotte, visto che 19 anni, 74 di overall, 18 anni... però non lo so. Martinez sicuramente giocando un po' di più potrebbe crescere molto di più, però vale la stessa cosa per Buonanotte. Bisognerebbe capire un attimo le offerte che ci arrivano. Cioè, cerchiamo di valutare le offerte in maniera che possano essere effettivamente offerte buone per il giocatore. Il giocatore può crescere grazie andando in prestito in quelle squadre che ce lo richiedono? Valutiamo. Valuteremo magari nel prossimo episodio. Io intanto li inserisco in prestito, poi non è detto che li dia. Signori, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Io mi sto divertendo molto. Sto divertendo veramente, veramente tanto. È tosta, c'è la giusta sfida. Abbiamo la possibilità veramente di utilizzare e far giocare tanti giocatori. Quindi questo mi rende molto, molto orgoglioso del progetto che stiamo facendo. Detto questo, noi ci salutiamo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto da me, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.